Amiche ed amici di Bressanone e Pontinia, amiche ed amici della Pallamano, buonasera da Learco Giovannangeli e Federico Calandrini, che commenteranno per voi le riprese effettuate da Giorgio Serra, tutti sotto la supervisione del responsabile stampa Giuseppe Baratta. Ricordiamo che tutte le gare di semifinale e finale sono della Serie A Beretta femminile, sono trasmesse sulla piattaforma web Eleven Sport, ampiamente visibile. Oggi assisteremo alla gara 1 fra le compagini del Bressanone e del Pontinia, gara che si disputa al Palasport Mariga Bianchi di Pontinia. Il calendario playoff, come da Vademecum, prevede, in funzione del posizionamento in classifica raggiunto dalle squadre al termine della regular season, che la prima, cioè il Bressanone, giochi la prima gara contro la quarta in casa della quarta classificata e che la seconda gara e l'eventuale terza gara si giochino in casa della prima classificata. Vogliamo sottolineare il grande risultato raggiunto dalla compagine pontiniana dei coach Nasta e Gianni, che a distanza di 16 anni, dopo la promozione dalla Serie A2 alla Serie A1, è l'ulteriore grande successo della squadra laziale. Partita quindi, oserei dire, molto attesa, soprattutto per la storia del club pontiniano e aggiungerei per l'intera città di Pontinia, volendo sintetizzare le parole del coach Nasta recentemente intervistato. Il Bressanone, già detentore della Coppa Italia, tenterà ovviamente di portare a casa il risultato, ma sicuramente anche la Cassa Rurale Pontinia non vorrà certo fare da sparring partner e non starà certo a guardare, ma opporrà la solita bravura e consapevolezza dei propri mezzi, cercando di fare sua l'intera posta. Veniamo ai roster iniziali, così come dichiarato dai rispettivi allenatori. Per il Bressanone, all'ala sinistra Babbo, a terzino sinistro Duran, a centrale Di Pietro, a terzino destro Ad Falterer, da ala destra Hilber, pivot Ucchino, in porta Prunster. Risponde il Pontinia con Francesconi all'ala sinistra, Squiziato terzino sinistro, Barbosu centrale, Panayutova terzino destro, Luisella Podda alla destra, pivot Colloredo, in porta Romina Ramazzotti, capitano della squadra. Arbitre dell'incontro le signore Merisi e Pepe, alle quali vanno i nostri complimenti per la recente designabilità in ambito EHF europeo. Complimenti alle signore arbitre. In panchina inoltre, per la Cassa Rurale Pontinia, oltre ai coach Nasta e Gianni, anche la fisioterapista Alviti Mariangela e il preparatore atletico Alessandro Giorgi. Pubblico delle grandi occasioni, lascio la parola al collega Federico, che completerà i roster delle squadre, visto che siamo in prossimità dell'inizio dell'incontro. Sì, le squadre hanno terminato il riscaldamento, l'atmosfera è caldissima, perché ricordiamo stiamo giocando la prima gara della semifinale playoff valida per lo scudetto, non una gara qualunque. La prima, abbiamo detto appunto, essere oggi il 4 maggio, gara 2 che si giocherà il 7 maggio, mentre eventualmente la gara 3 insieme alla seconda a Bressanone si andrà a giocare invece l'8 maggio. Beh, due squadre che si vanno ad affrontare, Pontinia che non ha mai vinto quest'anno contro Bressanone, stanno per entrare in campo, dopo continueremo con il commento, siamo per enunciare le rose. A proposito di atmosfera, non so se anche voi riuscite a sentire i cori, i tamburi, le trombe che accompagnano e accompagneranno questa partita. Stanno per fare l'ingresso le squadre in campo.
scendono in campo con il numero 8 Andrea Eder, con il numero 9 Stephanie Dortenwalder, con il numero 10 Sara Schatzer, con il numero 11 Nadia Abfalter, con il numero 12 Sara Hilber, con il numero 16 Monica Prusner, con il numero 17 Giorgia Di Pietro, con il numero 18 Barbara Notumdepter, 19 Arasai Duran, numero 20 Virginia Ucchino, numero 21 Melanie Pertnaller, 25 Giada Babbo, 28 Sofia Ghilardi, 38 Marilyn Rapsner, numero 42 Katarina Fischlanner, col numero 44 Lena Di Carlantonio, numero 69 Elisa Sozio, numero 70 Andrea Oberhoffner e 77 Vicky Vicoller. Stanno per fare il loro ingresso in campo le squadre della compagine laziale. Il Palabianchi sta esplodendo. Il capitano, nonché portiere, con il numero 1 Romina Ramazzotti, con il numero 4 Luisella Podda, con il numero 5 Anna Giulia Francesconi, con il numero 6 Rosio Squiziato, con il numero 7 Nerea Michelle Costanzo Serrato, con il numero 9 Francesca Di Prisco, con il numero 10 Giulia Conte, con il numero 11 Eleonora Colloredo, con il numero 12 Sara Di Giugno, con il numero 16 Giorgia Cialei, con il numero 17 Nicole Bernabei, con il numero 29 Anna Paola Rueda, con il numero 32 Alessandra Bassanese, con il numero 44 Marilena Panagiotova, con il numero 55 Bianca Ioana Barbosu. L'atmosfera, possiamo ripetere l'arco, è devastante. La gara si fa sentire sia in campo che il pubblico. Ci faremo dare in dotazione anche delle cuffie. Sì, assolutamente. Noi speriamo che voi riusciate a sentirci, amici di Eleven Sport. Si sta completando lo schieramento in campo. Notiamo che il Bressanone giocherà da sinistra a destra e ovviamente il Pontina a destra a sinistra. Bressanone in maglia bianca con pantaloncini verdi, portiere in completo nero, mentre la cassa rurale Pontina in completo blu, portiere in maglia rossa. Atmosfera delle grandi occasioni, che ne dici? Assolutamente sì, la gara è importante, il pubblico anche in questo momento. Stavo dicendo in premessa, come hai sentito, che e come ha detto anche coach Nassa, che non è solo un successo della squadra, ma è un successo di tutta la città. Sì, assolutamente. Il Pontina da pochi anni è a questi livelli e riuscire ad ottenere una semifinale playoff scudetto è come già un successo, no? Non che vincerlo sarà di meno, assolutamente, però arrivare a questo livello dopo questo tempo è sicuramente emozionante e meraviglioso. Meraviglioso, pubblico delle grandi occasioni. Vediamo i nostri ragazzi del settore giovanile addirittura in completo da gioco, come se volessero entrare anche loro in campo, sia maschili che femminili. Bene. La partita è sentita. La partita è sentitissima. La palla in mano delle ragazze del Pontina, vediamo Colloredo al centro del campo, formazione così come avevamo detto, con in attacco
la numero 5 Francesconi, Squiziato, Barbosu, Panagiotova, via alla destra Lucella Podda e centro avanti, ovvero pivot, eccola Eleonora Colloredo che prende posto sulla linea dei 6 metri. Manovra iniziale dopo i saluti di rito da parte delle atlete in campo, sempre sportivissime. Primo pallone, mano del Pontinio. Ecco schema con uscita del pivot e taglio e tentativo di entrata e rigore assegnato dalla coppia arbitrale per entrata della numero 55 Barbosu e difesa in area da parte delle ragazze del Brezzanone. E Panagiotova non si fa pregare, batte la linea dalla linea di 7 metri di rigore e segna la prima rete a favore del Pontinia. Cassa Rurale 1, Brezzanone 0, quando siamo a 1 minuto e 15 secondi dall'inizio della gara. Dalla reazione del pubblico sembra che tutti abbiano fatto un gol, Learco. Non ha segnato solamente la Panagiotova, hanno segnato tutti quanti. Ecco, Brezzanone al tiro con Arasai Duran che si è spostata da terzino sinistro a terzino destro, ma la palla ha ampiamente superato la traversa di almeno un metro. In attacco la numero 8 Eber si oppone con una certa durezza all'atleta del Pontinia e quindi il gioco ricomincerà con un tiro dai 9 metri prontamente ripreso. Ecco giro di palla, Barbosu, Squiziato, Panagiotova, sarà il refrain di tutto l'incontro probabilmente. Ecco partito lo schema, attacco, esce la Podda in appoggio, entrata e arbitro giudica questo intervento della Barbosu da sfondamento e subito la squadra del Brezzanone in attacco, tiro tentato dalla numero 9 Durnwalder che però non trova l'esito voluto, dall'altra parte capovolgimento di fronte, fallo in favore del Pontinia. Barbosu un po' indispettita perché la palla era entrata, però giustamente rispetta gli arbitri hanno fischiato prima, rispetta il fischio arbitrale, quindi proprio un attimo prima c'è stato il fischio arbitrale, quindi giustamente sarà annullata la rete. Infrazione commessa dalla Panagiotova, subito il contrattacco con Giada Babbo all'ala numero 11, grande parata di Romina Ramazzotti che ottimamente si oppone al tiro di Abfalterer. Capovolgimento di fronte, Barbosu non riesce a concludere anche per l'opposizione della difesa del Brezzanone che ha rimesso prontamente la palla in gioco. Coach Ubi Nössing opera un cambio, fa entrare il numero 17 Di Pietro come centrale e la numero 12 Hilber come alla destra. Una leggerezza commessa dalla bravissima ala del Brezzanone che consente al Pontinia di ripartire e sul contrattacco Lucella Podda, ottimamente servita all'ala, riesce a incunearsi nella difesa alla destra alla sinistra della portiera Monica Prunster e
guadagna un tiro dai 7 metri che ancora una volta Marinella Panagiotova si appresta a tirare. Tiro e rete. E quindi quando abbiamo superato da poco i 5 minuti e 10 secondi, Pontinia 2, Bressanone 0. Giro palla, Arasai Duran, Di Pietro, Abfalterer, Giada Babbo, cambio centrale, taglio dell'ala. Ottimo intervento, dimmi. Se posso dire, risultato di 2-0 a 5 minuti, a pallamano siamo abituati ad altri ritmi, ma non perché stanno sbagliando, perché le difese sono micidiali in questo momento. Abbiamo visto interventi duri, sono sportivi allo stesso tempo. Eccezionale. A sottolineare il peso di questa gara. Ma commentavamo prima fuori onda che il Bressanone ha una delle difese più forti del campionato italiano, quindi sta dimostrando tutto il proprio valore, la propria anche durezza rispetto alle entrate degli attacchi delle altre squadre. Anche in questo caso la marcatura, su Eleonora Coloredo è stata molto molto forte. Nel frattempo il Bressanone si è portato in attacco, ha tirato fuori una comoda opportunità per riavvicinarsi quando siamo per raggiungere il settimo minuto del primo tempo, con il risultato di 2-0 in favore della Castelrurale Pontina, che sta manovrando in attacco. Nel frattempo gli arbitri alzano il braccio per il passivo. Mancato passaggio che consente a Giarabato, in contropiede da sola, di siglare la rete del 2-1, anche se Romina Ramazzotti aveva quasi intuito e parato il tiro, si era posta molto bene. Abbiamo superato i 7 minuti e 30 secondi del primo tempo e il risultato è 2-1 in favore della Cassa Rurale Pontina. Pubblico dimostra di gradire moltissimo la partita, sta incitando le proprie beniamine, lo stesso stanno facendo le ragazze in panchina per il Bressanone. Entrata sul lato sinistro dell'attacco da parte della Panagiotova, ma trova opposizione nella numero 8 Eber. Giocatrice di esperienza la Duran. Coloredo l'hanno fermata poche volte quest'anno in campionato. Errore nel passaggio. Si fa sentire un po' l'esperienza da parte della Panagiotova. E grandissima parata da parte di Romina Ramazzotti, che si trova tu per tu con la splendida cavalcata di Giulia Babbo, di Giada Babbo, che però si lascia ipnotizzare dall'estrema portiera del Pontinia. Sempre 2-1 a favore della Cassa Rurale quando siamo per raggiungere il nono minuto del primo tempo. Marcature profonde per i terzini e per il centrale, rimane libera solo Squizziato. Nonostante tutto c'è stata una perdita di possesso del pallone, sono già due i palloni persi da parte del Pontinia. Ottima parata da parte della Romina Ramazzotti, ma Giada Babbo che subisce fallo dalla 44 Panagiotova del Pontinia guadagna un tiro ai 7 metri che Arasai Duran si appresta a tirare. Arasai Duran contro Romina Ramazzotti. Rete, ha segnato il Bressanone e porta in parità la propria squadra. Pontinia che ha subito 3 ripartenze su 3 errori in attacco. Due errori
stavamo commentando due perdite di possesso proprio in una fase cruciale che non ci sarebbero. Pontinia che sta giocando con l'extra player e questa volta la difesa in area commessa dalla giocatrice del Bressanone numero 28 Ghilardi, Sofia Ghilardi, costringe fra virgolette gli arbitri a combinare un tiro dai 7 metri che Francesconi si appresta a tirare contro la fortissima Monica Brunster. E ancora una volta Francesconi dai 7 metri, come nelle precedenti partite, si dimostra infallibile. Non essendoci la Panoiotova, abbiamo visto che è la Francesconi che si incarica di tirare i tiri dai 7 metri. E quindi quando abbiamo superato da poco il 10° minuto del primo tempo, il Pontinia si è riportato in vantaggio di una rete 3-2. Entrata, bellissima entrata fra primo e secondo da parte della numero 17 Di Pietro, che pareggia le sorti della partita a una ventina di secondi dal 11° minuto. Quindi Pontinia 3, Bressanone 3. Sempre Pontinia. Un tiro a porta sguarnita, perché stavamo dicendo, sempre col Pontinia in extra player, consente al Bressanone di portarsi in avanti di una rete. Quindi 3 per il Pontinia, 4 per il Bressanone, quando abbiamo superato da poco l'11° minuto del primo tempo. 5 minuti all'inizio con un Pontinia a palla, possiamo dire volgarmente. Si è spento un po'. Si dice, dalle parti mie si dice a palla. Si è spenta un po' troppi errori, giustamente il Brix non ti perdona su questi palloni. Assolutamente, è un'ottima squadra, non a caso ha terminato prima in classifica. Vinta anche la Coppa di Lega, sì, assolutamente. E nel frattempo registriamo una bellissima entrata del numero 6 Squiziato, a cui ha corrisposto una bellissima parata da parte del portiere del Bressanone, che col piede ha inibito la rete del 4-4. Bressanone che in questo momento sta manovrando con Abfalterer, Di Pietro, Duran, i centrali, Lucchino, Hilber. Ottimo intervento da parte della portiera e altrettanto bella la carambola che è riuscita a fare Costanzo Serratto sui piedi della giocatrice. Cambio come coinvolgimento di fronte, Castellurale Pontinia in attacco, ritmo serrato, molto serrato. Arbitri molto correttamente ritengono di chiamare il tempo per consentire una ripresa da parte della giocatrice del Bressanone. E quindi di nuovo eccoci ripartiti in campo, schema della Cassa Rurale con la Costanzo, infrazione fischiata alla Cassa Rurale che consente al Bressanone di partire in contropiede in seconda fase, passaggio alla Hilber che dall'ala sigla la quinta rete per il Bressanone. 3 Cassa Rurale Pontinia, 5 Bressanone, quando abbiamo superato da pochissimo il 13° minuto del primo tempo. Peccato, queste, Federico, sono delle palle perse, no? degli errori un po', forse anche di tensione, che dici? Sì, vabbè, prima semifinale playoff scudetto per il Pontinia, quindi normale un po' di tensione. Però è anche giusto dire che quando perdi una palla in attacco e subisci un gol è come se avessi preso due gol, se possiamo dire.
però adesso il Pontinia vediamo come potrà reagire alla, al primo allungo del Bressanone. Non facciamo in tempo a dirlo e Luisella fa, fa gol. L'hai chiamato, hai chiamato, l'ho chiamato. E allo stesso modo Lilber, però dall'altra parte subito ristabilita la distanza. Quindi superato il 14° minuto, Castelrurale Pontinia 4, Bressanone 6. Due sono le reti che separano le due compagini, le due formazioni. Maidome sempre alla ricerca della superiorità. Qua un po' di sfortuna per Spiziato, che con un ottimo tiro si prende il palo e cambio volgimento di fronte. Abfalterer sigla la settima rete per il Bressanone. Castelrurale Pontinia 4, Bressanone 7. Quando stiamo per raggiungere il 15° minuto del primo tempo, infatti siamo a 14 minuti e 51 secondi e coach Nasta ritiene opportuno chiamare un time out per fornire delle utili indicazioni alle sue ragazze, che in effetti in pochissimi minuti hanno subito 4 reti, dal 3-3 si è passati al 4-7. Ricordiamo, i primi 5 minuti Pontinia guidava questa partita 2-0, quindi si è ribaltata la soluzione. Time out sono fondamentali in questo sport, quindi vediamo cosa ha da dire coach Nasta alle sue ragazze. Purtroppo, giustamente dalla parte di noi che siamo, che tifiamo questa squadra, certo, contro il Bressanone dobbiamo dire che va fatta una partita perfetta, perché sì, hai di fronte un avversario. È una formazione che ha portato pochissime variazioni, si sono dotate di una, atleta del calibro della Sai Duran, che è fortissima. Sì, assolutamente. Ex Oderzo insieme alla Coloredo, l'anno scorso giocavano insieme questa partita avversarie. Infatti si conoscono su tante entrate che la Coloredo magari avrebbe fatto ad occhi chiusi con altre squadre, la Duran conoscendola magari l'ha fermata un attimo prima. Vediamo però come rispondono adesso le squadre. Sì, ha fatto bene a nostro avviso coach Nasta a chiamare il time out, anche per spezzare un po' il ritmo del Bressanone, che era andato sopra ultimamente di 4 reti, di 3 reti, ma ne ha siglate 4 di seguito. Bellissimo schema con tiro finale da parte di Squizziato, che avrebbe meritato sicuramente maggior fortuna, ma fortunatamente per il Pontinia, sfortunatamente per il Pontinia, non ha sortito l'effetto voluto. Al contrario, l'effetto voluto l'ha sortito dalla destra Hilbert del Bressanone, che ha segnato l'ottava rete. A quasi 16 minuti del primo tempo, Pontinia 4, Bressanone 8. Al numero 11 Abfalterer, a proposito di forza e capacità difensive, si è ben opposta al numero 7 Costanzo, pur facendo fallo. Nessuna finta, non ha boccato nessuna finta. Marilena torna a segnare un gol per Pontinia. Ottimo inserimento centrale da parte della Panayotova, che riesce a siglare la quinta rete per il Pontinia. Dall'altra parte la numero 28 Ghilardi, Sofia Ghilardi, effettua un bellissimo tiro che però viene neutralizzato dalla portiera del Pontinia. E quindi quando stiamo per raggiungere il 17° minuto, proprio in questo istante, Pontinia 5, Bressanone 8. Grande gara da tutte e due le compagini. Maidome
ancora un tiro sfortunato per le atlete del Pontinia che si infrange sui pali della porta difesa da Prunzer. Contrattacco da parte del Bressanone. Abfalterer, Arasai, Duran, Gilardi, Babbo, Duran, Abfalterer. Notiamo che il Pontinia si è disposto in difesa sul 5-1. Invasione da parte della numero 11, Abfalterer. Contrattacco. E sul capovolgimento di fronte, bellissimo lancio della Panagiotova che riesce a pescare la Francesconi all'ala sinistra, che viene fatto oggetto di fallo da parte della numero 12 Hilber, che oltre a far guadagnare alla Cassa Rurale Pontinia un tiro ai 7 metri che si appresta a tirare Luisella Podda, guadagna anche un'esclusione momentanea di 2 minuti per la Hilber. E ancora una rete su rigore da parte del Pontinia con Luisella Podda, che accorcia le distanze e avvicina la propria squadra al Bressanone per 6-8. Nel frattempo anche il Bressanone fa entrare la numero 18 Loftdurfter Barbara all'ala destra e sfruttare quindi l'extra player facendo uscire la portiera Monica Brewster. In quelle arco devo fermarti perché è importante sottolineare, se siamo in questo momento soltanto 8-6, sottolineo soltanto, è anche merito delle prestazioni dei due portieri, perché da una parte la Ramazzotti e dall'altra la Brewster. Partita non dico perfetta, perché comunque i gol in un modo o nell'altro per via di ogni cosa entrano, però una partita eccezionale anche da parte dei due portieri. Beh, mi hai dato il là per ricordare che Monica Brunster è stata una delle ragazze allenate dal coach Nasta, che attualmente sta sulla panchina della Cassa Rurale Pontinia, e con lui e lui con lei hanno vinto qualche scudetto al Salerno. Diciamo, prima la Duran e Coloreto, ma anche la Di Pietro giocava a Oderzo, la partita un po' degli ex tra virgolette. Sì. Beh, ma un allenatore del calibro di Nasta ne ha avute di ragazze al suo controllo. Assolutamente. Tentativo di entrata dal primo al secondo, ma è giudicato sfondo da parte degli arbitri. Ripresa del gioco con la Cassa Rurale Pontina in attacco, taglio del terzino sinistro e palla, un'azione un po' confusa che ha visto il Bressanone riportarsi in attacco. Sempre 6-8 per il Bressanone quando abbiamo superato da poco il 19° minuto del primo tempo. Ancora una grandissima parata da parte di Romina Ramazzotti, che ben si opposta al tiro della forte attaccante del Bressanone, la quale poi successivamente commette fallo e quindi la Cassa Rurale Pontinia riparte in attacco con Costanzo centrale, Panagiotova, Podda, Costanzo, Coloredo. Tentativo di entrata centrale da parte della Spiziato, che però commette fallo di sfondo. Contropiede realizzato da Giada Babbo, che in duetto con Nofdurfter in contropiede riesce a siglare la nona rete. Quindi quando abbiamo raggiunto i 20 minuti e 15 secondi del primo tempo,
6 per il Pontinia, 9 per il Bressanone. Ancora una palla persa, ancora un po' di leggerezza in fase d'attacco. Sempre quel... ottima velocità. Questo è peccato perché si era fatto un bellissimo schema, ma sul contrattacco da parte del Bressanone, la numero 11 Abfalterer, entrando sempre fra primo e secondo, guadagna un tiro dai 7 metri che si appresta a tirare ancora una volta Arasai Durand, ma col Pontinia che su questo tiro di rigore effettua il cambio del portiere, entra in porta Giorgia Cialei contro Arasai Durand. E Arasai Durand non si smentisce, tira il rigore dalla stessa parte dove aveva tirato precedentemente e sigla la 10ª rete per la propria squadra. Glaciale la Durand, cioè, il palazzetto era un'autostrada praticamente per il rumore che c'era, ma è quella, non ci ha pensato due volte, ha visto l'angolo e l'ha messa. È l'atleta che in campo ha maggiore esperienza, lo sta facendo vedere. Ottimo inserimento tra primo e secondo da parte della Panayotova che sigla la 7ª rete. Subito contrattacco da parte del Bressanone, fasi un po' confuse, siamo per raggiungere il 22esimo minuto con il punteggio di 7-10 per il Bressanone sulla Cassa Rurale Pontinia. Nel frattempo è entrata come centrale Durnwalder, che manovra, passaggio a Giada Babbo che, bravissima come sempre, riesce a siglare l'11ª rete per il Bressanone. Tentativo di passaggio dalla Panayotova, intercettato dalla difesa, contropiede di Giada Babbo che si propone in pratica in ogni parte del campo. Difficile da marcare Giada Babbo, bravissima. Bellissimo inserimento da parte della Bodda che lancia il contropiede di Giulia Conte. Ottimo inserimento centrale in contropiede. 8 per la Cassa Rurale Pontinia, 11 per la Cassa Rurale. 11 per il Bressanone. 23 minuti e 17 secondi del primo tempo, partita vibrante, Federico. Assolutamente sì. Ho poche parole, Learco, perché stiamo stia facendo la telecronaca e guardandoci una partita bellissima. Forse un'altra ingenuità in fase difensiva, questa? Sì, è stato commesso un'infrazione in area e gli arbitri hanno giustamente ritenuto opportuno combinare un tiro dai 7 metri per Bressanone, che ancora la Saituna para e questa volta in porta ci è andata la portiera Sara Di Giugno. E non si smentisce, stesso lato, stesso tiro della Sara Di Duran, che riesce a portare a più 4 le reti di vantaggio per il Bressanone. Ottimo inserimento con cambio di direzione da parte di Squiziato, ma pronto capovolgimento di fronte da parte del Bressanone, ma anche pronto rientro delle ragazze del Cassa Rurale Pontinia. E quindi una carambola fa ritornare la palla in mano alle ragazze del Bressanone e sul capovolgimento di fronte Squiziato
commette fallo di sfondamento, subito palla in attacco, Giada Babbo giustamente chiama un po' di calma, ecco che il Bressanone si riporta in attacco ma non con la veemenza iniziale. Difesa 5-1 da parte della Castellurale Pontinia, che a 25 minuti e pochi secondi del secondo tempo subisce un passivo di 3 reti. Tentativo da parte del numero 9 Durnwalder di entrata ma tiro sbagliato, così come sbagliato il passaggio della Panagiotova che in contropiede purtroppo cede la palla al Bressanone e la numero 28 Ghilardi segna la 13ª rete per il Bressanone. Riconosciamo la bravura del Brixen in questa fase di gioco, però c'è anche da dire Pontini è un po' sfortunata. Sì, hai perfettamente ragione, anche perché noi segnaliamo gli errori dell'atleta del Pontinia, ma sono errori dovuti anche al posizionamento aggressivo e corretto da parte della difesa del Bressanone. Brixen sta sbagliando veramente poco. Ottimo inserimento, ma altrettanto pronta la risposta della portiere del Bressanone, ma la palla rimane nelle mani delle atlete del Pontinia. Nel frattempo è entrata Bianca Barbosu, un tiro quasi un missile terra-aria da parte della Panagiotova che segna la 10ª rete per il Pontinia. Il commissario di campo richiama l'attenzione degli arbitri. I quali combinano un'ammonizione alla panchina diretta da coach Nasta. Ripresa del gioco a 26 minuti, quasi 27 del primo tempo, con il punteggio di 10-13 per il Bressanone. Passivo segnalato dalle arbitre, tiro di Giada Babbo che merita, e così sigla con un perfetto passaggio dopo una bellissima parata, grande passaggio che taglia il campo in due da parte di Romina Ramazzotti, che nonostante l'uscita della portiera, bravissima portiera del Bressanone, Brunster, riesce a servire per Francesconi che deposita nella rete sguarnita. Contrattacco da parte del Bressanone con la numero 11 Abfattere, che però si infrange il suo tiro addosso a Romina Rapazzotti. Questo è il momento per spingere per le 11-13 per il Pontinia quando stiamo per raggiungere il 28esimo minuto. Entrata tra primo e secondo da parte della Bianca Barbosu, che però gli arbitri giudicano solo con una punizione dai 9 metri per la squadra pontiniana. Ricordiamo che la volontà delle giocatrici è comunque fermare l'avversario, e a questi livelli ce le metti tutti. E la Serrano fa un gol micidiale, bellissimo. Ottimo inserimento da parte della Costanzo che riduce lo svantaggio a una rete quando manca poco più di un minuto e mezzo alla fine del primo tempo. Gli arbitri si sono accorti delle rimesse veloci del Bressanone effettuate sempre in anticipo e questa volta correttamente fanno ripetere la rimessa in gioco. Rimette in gioco la numero 20 Ucchino, Babbo, Ghilardi, Durnwalder, Arasai Duran in posizione insolita a terzino destro, ma
lei è capace in qualsiasi posizione. Palla persa da parte del Bressanone che gli arbitri giudicano come fallo sulla numero 9 Durnwalder. Bellissimo tentativo da parte di Romina Ramazzotti che, avendo visto la porta sguarnita del Bressanone che giocava con l'Esther Breyer, si è fatta ingolosire l'occasione, ha tentato di siglare la rete da porta a porta ma non ha avuto fortuna. È finito il primo tempo, che si concluderà con un tiro franco da parte della Rasai Duran, anche se a noi sembrava una doppia ripresa da parte proprio della Rasai Duran sull'azione precedente, però gli arbitri hanno giudicato far riprendere la gara con un tiro a favore del Bressanone. Il tiro della Rasai Duran si infrange sulla difesa, sull'ottimo muro difensivo dell'ultimo istante effettuato dal Pontinia, e quindi il risultato del primo tempo, quindi il primo tempo si conclude con il risultato di 12 a 13 in favore del Bressanone. Se possiamo dire, Brixen come al solito perfetto, Pontinia un po' discontinuo ma che continua ad essere in partita. Sì, Bressanone sotto di 4 sui 20 minuti di gioco, ma adesso termina il primo tempo in svantaggio di una sola rete. Bressanone molto forte in difesa e pericolosissimo in attacco. Pontinia, c'è qualcosa da recriminare per il Pontinia, un po' troppe palle perse sulla linea fra i 9 e i 6 metri. Se non ci fossero state quelle perdite di possesso del pallone, sicuramente il risultato poteva essere diverso. Comunque è da apprezzare la ripresa da parte della squadra pontiniana, che in finale del primo tempo si riporta sotto di una rete. Bene, amici, amiche e amici della Pallamano, riprenderemo la telecronaca con Federico più o meno 10 minuti. Tra 10 minuti, a più tardi. A più tardi.
Bene, amiche e amici della Pallamano, eccoci alla ripresa di questa bellissima partita, Federico. Sì, assolutamente. Al di là del risultato, che comunque 12-13, tra virgolette parità assoluta, possiamo dire, in parte assolutamente, perché riconosciamo la fase un po' più discontinua del Pontinia, mentre Brixen ci ha abituato in questa stagione alla squadra perfetta. Vediamo come reagiscono dopo gli spogliatoi. Manovra, ovviamente manovra il Bressanone in attacco. Notiamo sempre una difesa 5-1 da parte del Pontinia. Ricordiamo che il risultato del primo tempo è terminato 12-13 per il Bressanone. Bressanone in attacco. Arasain Duran che opera un bellissimo tiro sul primo palo, ottimamente parato da Romina Ramazzotti. Numero 28 Sofia Ghilardi, eccola, tentativo di entrata, paratona da parte di Romina Ramazzotti su bellissima entrata centrale da parte di ma sul capovolgimento di fronte è la stessa Francesconi che si lascia ipnotizzare da Monica Brewster, e quindi il risultato ancora fermo sul 12-13 per il Bressanone. Taglio di Giada Babbo molto ampio, passaggio un po' fuori misura sulla Duran che è costretta a recuperare la palla nella propria metà campo. Entrata fra primo e secondo della Durnwalder sul lato sinistro del proprio attacco, e arbitri che combinano un tiro dai 7 metri che la Sai Duran si appresta a tirare contro Romina Ramazzotti, sempre dalla stessa parte, e a lungo da parte del Bressanone, e quindi il Bressanone che si porta sul 14esima rete e 12 per il Pontinia. Quando abbiamo raggiunto i 2 minuti e 30 secondi del secondo tempo, Castellurale Pontinia 12, Bressanone 14. Ottimo passaggio, bellissimo passaggio di Costanzo per la numero 11 Colloredo, che purtroppo rimane bloccata al centro della difesa, ma con una bellissima entrata al primo e secondo da parte della Panagiotova, la Castellurale Pontinia si riporta a una distanza di una rete. Contropiede da parte della Bassanese, che però commette invasione d'area, e quindi ancora 13-14, e questa volta la Ilber non perdona, siglando una bellissima rete in solitario da entrata dall'ala destra, e quindi riporta la propria squadra a una distanza di 2 reti dal Pontinia. E quindi quando stiamo per raggiungere il quarto minuto del secondo tempo, il risultato è 13 per il Pontinia, 15 per il Bressanone. Ottimo tiro incrociato basso da parte della 44 Panagiotova, ma bellissima risposta della Brewster che consolida il risultato del 13-15 per la propria squadra Bressanone. Manovra del Bressanone in attacco con la Sai Duran in posizione di terzino destro, Ilber, entrata della Ilber in posizione centrale sulla Barbosu, ma pronto il tiro, ma un tiro che
si spegne alla destra del palo del Romino Ramazzotti. Ottima parata da parte della portiera della Cassa Rurale, che avrebbe voluto volentieri lanciare il contropiede, ma purtroppo il Bressanone è rientrato in difesa, prontamente in difesa, e quindi correttamente e giustamente la Barbosu preferisce manovrare in attacco. Palla alla Panagiotova in posizione di centrale, Barbosu in posizione di terzino destro, Costanzo in posizione di terzino sinistro, esce la Leonora Colloredo. Partito lo schema con la Costanzo, Barbosu in posizione centrale, cambio di direzione, entrata e passaggio della Panagiotova alla Podda, sfondamento fischiato dall'arbitro, dalle arbitre, giudicando questa azione da sfondamento da parte delle atlete della Cassa Rurale, e quindi ancora una volta Bressanone in attacco sul 13-15 quando abbiamo raggiunto i 5 minuti e 40 secondi. Uscita del pivot Ucchino, entrata da parte della numero 9 Turne Walder, che sigla la 16esima rete per la propria squadra. 13 per la Cassa Rurale Pontini, a 16 per il Bressanone, quando abbiamo raggiunto e superato da pochissimo il sesto minuto del secondo tempo. Un po' che il Pontini non trova gol sul gioco organizzato, c'è un po' di confusione forse, merito assolutamente della fase difensiva del Brixen. Esatto, hai detto bene, più che demerito del Pontinia è merito del Bressanone, che opera una 6-0 molto ma molto aggressiva. Ancora una volta fischiata un'infrazione alla numero 55, sembrerebbe una doppia. Bressanone in attacco, tiro con bellissimo muro operato dalle atlete del Pontinia, ma inspiegabilmente la difesa si è fermata. La difesa del Pontinia inspiegabilmente si è fermata e l'ala, e quindi ecco che la partita sta per ricominciare. Ecco che l'arbitra Pepe indica la posizione corretta per la ripresa del gioco al spiziato. Tavolo pronto, arbitri pronti, via! Ripartita la gara. 7 minuti e 15 secondi, Pontinia 13, Bressanone 17. Sentiamo l'incitamento da parte del coach Nössing alle proprie ragazze, ai propri atlete. Incrocio con Costanzo, Panagiotova, centrale, Barbosu, cambio di direzione, entrata e un po' di sfortuna per l'atleta bulgara della Cassa Rurale Pontinia, che con un bellissimo tiro colpisce il palo alla destra della brava portiera del Bressanone Monica Brunster. Quando stiamo per raggiungere l'ottavo minuto del secondo tempo, sempre risultato ancora fermo sul 13-17. Incrocio con passaggio di Aguilardi al pivot, Lucchino, passaggio filtrante alla numero 12 Hilbert, che aveva effettuato un taglio dalla propria ala, e sigla la rete numero 18. Nel frattempo
La Panagiotova va al tiro e sbaglia nel contropiede, il Bressanone commette infrazione. 13-18 il risultato, e con Costanzo che bravissima va al tiro dall'ala, ma purtroppo non sortisce l'effetto voluto, cioè la rete, e quindi quando stiamo per raggiungere i 9 minuti del secondo tempo il risultato è sempre 13-18 in favore del Bressanone, quindi 5 reti a favore della squadra trentina. Tiro di sottomano che però trova prontissima la portiera Romina Ramazzotti, ma nell'azione seguente al respingimento da parte della brava portiera della Castellana Pontina viene commesso un fallo in favore del Bressanone, con tiro di rigore che Asai Duran sigla alla sinistra, questa volta alta della portiera. 19esima rete da parte del Bressanone, Pontina 13 Bressanone 19. Ancora una leggerezza da parte della giocatrice del Pontina che lascia a terra la palla, che viene interpretata come un mancato passaggio da parte degli arbitri. Palla ripresa dal Bressanone e 20esima rete a favore della squadra altoatesina, in contropiede con Giada Babbo. Costanzo, Barbosu, palla filtrata ma che viene intercettata dalla difesa del Bressanone, entrata bellissima da parte di Costanzo fra secondo e terzo del fronte d'attacco sinistro della propria squadra, che fa guadagnare un tiro dai 7 metri che Luisella Bodda si appresta a tirare. Quando abbiamo raggiunto 10 minuti e 51 secondi, ecco Luisella Bodda sul tiro sulla linea dei 7 metri e sigla una bellissima rete sul rigore, ingannando la pur brava portiera del Bressanone. Bressanone con porta sguarnita e extra player. Notiamo che Giulia Conte marca individualmente la numero 19, Arasai Duran, che si libera per un tentativo per andare al tiro dai 9 metri. Non si era accorta, dopo la bellissima parata, non si è accorta la portiera del Pontina che la porta era sguarnita e ha tardato nella rimessa in gioco, nel far portare in avanti la propria squadra. Squadra del Pontina che comunque è in fase d'attacco manovrato. Costanzo, Barbosu, passaggio alla Bassanese, che però trova il tiro da Bassanese, si infrange sulle mani del portiere Monica Brunster. Tiro, rimessa in gioco con un tiro dall'angolo, entrata bellissima da parte della Panagiotova, che costringe la numero 17 Di Pietro a una difesa in area, e quindi ancora rigore in favore del Pontina sul 14-20, quando stiamo per raggiungere il 13° minuto. Ma questa volta si oppone
benissimo Monica Brusser sulla ribattuta, riprende la palla l'ala della Cassa Rurale Pontinia, che però prende la traversa, capovolgimento di fronte, e questa volta la traversa la prende l'atleta della Bressanone. Subito Pontini in attacco, risultato sempre 14-20 per il Bressanone quando stiamo per raggiungere i 13 minuti e 30 secondi del secondo tempo. Ottima entrata con finta di passaggio al pivot del Barbosu e rete siglata appunto dalla stessa, la 15esima rete in favore del Pontinia. Quindi Pontinia 15, Bressanone 20. Attacco del Bressanone, ottimo intervento da parte, 3 in meno in difesa, attacco della Costanzo, passaggio a Bassanese, no look, con fallo commesso dalla difesa del Bressanone, che nel frattempo era rientrata nonostante 3 atlete del Bressanone si fossero attardate all'attacco del Pontinia. La Duran decisiva tanto in attacco quanto in difesa, dobbiamo sottolinearlo un'altra volta. Fai bene a sottolinearlo. Beh, non a caso l'avevi segnalata anche come brava giocatrice, no? Miglior giocatrice. Ancora un taglio, oserei dire quasi perfetto, da parte dell'ala Hilber, che va a segno e segna la 21esima rete. 15 reti per il Pontinia, 21 per il Bressanone, quando abbiamo raggiunto il 14esimo minuto e 42 secondi, che costringe l'allenatore della Cassa Rurale a chiamare il primo time out della ripresa. Vedremo che indicazioni saprà dare coach Nasta alle proprie ragazze, probabilmente anche un po' d'ordine e un po' di più di attenzione in fase difensiva, Federico. Sì, anche perché il Pontinia sta spingendo, ci crede, ma in modo molto confusionario, perché lo vediamo come proprio atteggiamento il fatto che ci tengono a questa partita, però un po' di confusione in attacco, poi in fase difensiva qualche leggerezza di troppo e Brixen non ti perdona né in difesa né in attacco, di conseguenza serve quel qualcosa in più per il Pontinia per riacciuffare il risultato. Sottolineiamo, Federico, che la confusione è dovuta esclusivamente alla capacità del Bressanone di coprire tutti gli spazi, di rendere difficile la vita in fase d'attacco alle ragazze del Pontinia. Ripresa del gioco, Pontinia in attacco, vedremo se bellissimo passaggio al filtrante, al pivot da parte della Barbosu, e la Colloredo non si fa pregare e centralmente sigla la 16esima rete. Nel frattempo, con capovolgimento di fronte, dal 16 a 21 sempre per il Bressanone, si torna a più 6 e quindi 16 a 22 quando abbiamo raggiunto i 15 minuti e 27-28 secondi del secondo tempo. La Duran ha fatto il portiere in questo caso, ha fermato la Costanzo, troppo questa giocatrice. Purtroppo per il Pontinia Sae Duran non si può lasciar tirare così facilmente. Bellissimo tiro, ottimamente parato dalla Brunster, che sul capovolgimento di fronte consente alla propria squadra di portarsi sul 16 a 24. Ancora una palla persa. Ancora una palla persa in attacco, ma fortunatamente per il Pontinia c'è stato un fallo di piede
commesso dalle atlete del Alto Tesine. Pronta rimessa in gioco da parte del pivot con Loreto, posizionamento del pivot al centro della difesa fra terzo e terzo, fra i due interni. Entrata perfetta da parte della Panayotova che sigla la 17esima rete. Cassa Rurale Pontina 17, Bressanone 24, quando abbiamo superato da pochissimo il 17esimo minuto del secondo tempo. Infrazione commessa da parte delle ragazze del Bressanone, che consente alla Cassa Rurale di portarsi in attacco con un passaggio un po' troppo fuori misura per l'ala sinistra Francesconi, che non riesce a controllare il pallone. Ancora le Alto Tesine in attacco con Rasai Duran, con la numero 9 Dun Walder centralmente. Ottimo, veramente bella azione da parte della numero 28 Ghilardi, che comunque non sortisce l'effetto da lei voluto. Subito prontamente squadra del Pontina in attacco con la Barbosu, che subisce fallo. Entrata da Costanzo, ma secondo gli arbitri in fallo, con fallo di sfondamento. Costanzo che si avvicenda in panchina con Giulia Conte. Abbiamo superato da poco il 18esimo minuto e 30 secondi e ancora una volta la Arasai Duran allunga la quantità di reti a favore della squadra brissinese, 17-25. Ottima parata da parte della Bruzza su bellissimo inserimento della Colloredo, contropiede sfruttato benissimo da Giada Babbo, che sigla la 26esima rete, 17 per il Pontina, 26 per il Bressanone, quando abbiamo superato da pochissimo il 19esimo minuto. Pubblico delle grandi occasioni che non ha smesso mai di incitare le proprie benamine, che comunque stanno effettuando una bellissima partita. Ancora un errore in fase di passaggio filtrante consente al Bressanone di portarsi in attacco, questa volta non con la usuale ultima veemenza, ma con un gioco un po' più ragionato che sta operando la Dun Walder. A Di Pietro, passaggio alla Hilber, Dun Walder. La pivot Ucchino rimette in gioco e coach Nussing ritiene opportuno chiamare un time out a 10 minuti, poco meno, pochissimo meno di 10 minuti alla fine della gara, che vede soccombere momentaneamente il Pontinia per 17-26. Pontinia che ha accusato un po' il colpo. Ha accusato il colpo, perché nel giro di 7 minuti e rotti ha subito ben 6 reti quasi di seguito. Quindi purtroppo potrò risultare un po' ripetitivo, però Pontinia sta sbagliando un po' di più rispetto al primo tempo e il Brixen è sempre più cinico. Sì, bravo, hai usato un termine molto appropriato. C'è la giusta cattiveria agonistica che consente alla squadra trentina di sopravanzare di 9 reti la squadra pontina. Manovra del Bressanone,
splendido cambio di direzione che lascia sul posto gli atleti della Cassa Rurale, e rete di Giada Babbo che segna la 27esima rete. Nel capovolgimento di fronte, fallo per spinta della Durnwalder sul squiziato che costringe gli arbitri a combinare un'espulsione momentanea, una squalifica momentanea di 2 minuti. Teniamo un'occasione con la superiorità numerica, vediamo se riuscirà a sfruttarla. Ottima parata da parte della Brunster su splendida entrata da pivot della Coloredo. Passaggio raso terra da parte della squadra pontina. Sempre 17-27. Ecco che rientra Monica Brunster, squadra altodesina in 5, entrata, splendida entrata della Spiziato che perfora con un taglio centrale da sinistra al centro la difesa della squadra brissinese e porta la compagine pontiniana sul 18-27. 9 reti separano le squadre quando abbiamo raggiunto il 22esimo minuto e 15 secondi del secondo tempo. Ottimo inserimento da parte di Giada Babbo che da quella posizione difficilmente sbaglia e sigla la 28esima rete. Capovolgimento di fronte e finalmente, oserei dire, la numero 5 Francesconi, Anna Giulia Francesconi, con un bellissimo tiro da ala riesce a perforare la bravissima Monica Brunster. 19 per il Pontinia, 28 per il Bressanone quando siamo quasi al 23esimo minuto del secondo tempo. Il Brisco che colpisce la traversa sul contropiede, la numero 11 Coloredo non sa chi passare la palla perché nel frattempo la ottima squadra brissinese rientra prontamente sulla linea di 6 metri e quindi consente solamente un giro palla alla ripresa del gioco, un gioco manovrato da parte del Pontinia. Squiziato, Conte che ottimamente servita da Squiziata non look riesce a incunearsi fra primo e secondo e costringe la bravissima giocatrice numero 9 del Bressanone Durnwalder a fare un fallo da 7 metri che la Panayotova segna ritirando la palla con un forte tiro centrale alle spalle della portiera Brunster. 20 per il Pontinia, 28 per il Bressanone a 24 minuti e 11 secondi del secondo tempo. I minuti Conte del Pontinia sta trascinando un po' la sua squadra. Esattamente. Tanti ripartenzi veloci. Un po' di sfortuna da parte della ala sinistra Anna Giulia Francesconi che nonostante l'ottimo tiro purtroppo colpisce solamente la base del palo di destra difesa dall'estrema portiera del Bressanone. Risultato sempre 20 fermo sul 20-28 quando mancano poco meno di 5 minuti al termine della gara.
Giulia Conte, passaggio filtrante per la Colloredo che però non riesce ad agganciare la palla, palla che viene ripresa dalla difesa brissinese e quindi Brixen in attacco, di dietro Durnwalder. Nel frattempo notiamo che è entrata la numero 10 Schatzer, Schatzer in posizione di terzino sinistro, incrocio terzino, numero 28 al tiro, la brava Sofia Ghilardi che però fa infrangere il pallone sul muro e questa volta Prunster ben legge le intenzioni del terzino destro del Pontinia, la Parajutova, che nonostante l'ottimo tiro non riesce a siglare la 21esima rete e quindi il risultato a 26 minuti e 13 secondi del secondo tempo ancora in vantaggio per il Bressanone per 20-28. Hilbert, bellissimo, bellissimo taglio con l'orientamento della difesa che vede la difesa pontina un po' troppo scoperta. Hilbert segna la 29esima rete, ancora Bressanone in attacco con il numero 8 Andrea Elber che segna la 30esima rete. Nel frattempo il Pontinia segna la sua 21esima rete, quindi risultato 21 per il Pontinia, 30 per il Bressanone, quanto mancano poco meno di 3 minuti alla fine della gara 1. Nella pallamano è tutto imprevedibile, per carità, però la partita possiamo dire è quasi chiusa, merito del Brixen è un po' di parte un po' di insufficienza del Pontini, anche se continua a crederci ai nostri ragazzi. Peccato per la Colloredo che per un palleggio di troppo si è fatta anticipare dall'ottimo recupero della numero 11 del Bressanone, Abfalterer. Le mani al collo, sono 2 minuti signore, sono 2 minuti. Fallo un po' troppo robusto. Sì, anche in una fase di gioco, cioè, effettuato dalla Eder su Giulia Conte. Ancora bellissima entrata, ma ancora fallo in attacco sui 9 metri. Tentativo di Luisella Podda, ottimo passaggio per la Colloredo che si libera benissimo dalla stretta marcatura del numero 11 Abfalterer e costringere la giocatrice altoatesina al fallo dai 7 metri. 7 metri che si appresta a tirare ancora la Parajutova contro la Prunster e questa volta con un tiro a rimbalzo e in inganno la Parajutova segna la 22esima rete in favore della propria squadra. 22 per il Pontinia, 30 per il Bressanone, quando abbiamo raggiunto ormai il 29esimo minuto e 5 secondi del secondo tempo, la partita si appresta all'epilogo con il Bressanone in attacco. Schatzer, Falterer, numero 20. Brava e fortunata Falterer, segna la 31esima rete per il Bressanone e l'ottima Giulia Conte segna la 23esima rete invece per la Castellurale Pontinia, quando mancano poco meno di 15 secondi alla fine della gara. Bressanone in attacco. Se possiamo dire, per la numero 11 del Brixen l'unica sbavatura della partita è stato quel rigore dato al Pontinia, perché partita eccezionale per la numero 11. Nel frattempo segna un altro gol il Brixen,
nel frattempo il Bressanone ha tirato a sorpresa dai 9 metri e sancendo così la 32esima rete in favore della propria squadra. 32-23 il risultato finale, e vediamo le ragazze del Bressanone che avevano sentito moltissimo la partita fare giustamente festa per il risultato ottenuto. Che dici, Federico? Che il risultato corretto. Pontini a parer mio è stato in gioco fino alla prima metà del secondo tempo, poi merito sicuramente del Brixen, la concentrazione è calata, gli errori sono aumentati e giustamente la partita ha preso questa piega. Non che non dobbiamo fare complimenti alle nostre ragazze, che comunque dobbiamo fare complimenti alle nostre ragazze che giustamente ottengono il tributo del pubblico e anche il nostro, perché si sono comportate benissimo. Indubbiamente, mai dire mai, quando sabato prossimo, il giorno 7 maggio alle ore 16:30, vedrà la squadra del Pontini a presentarsi sul proprio campo per la gara 2. Sicuramente sarà una gara avvincente. Noi con questo, ricordando il risultato finale 23-32 per il Bressanone, ringraziando tutte le ragazze in campo per lo splendido spettacolo fornito al proprio pubblico, le Arco Giovannangeli e Federico Calandrini e il grande Federico, grazie alle riprese di Giorgio Serra con il coordinamento del responsabile stampa Giuseppe Baratta, vi augurano a tutti un bel proseguimento di serata. Alla prossima, buona serata a tutti.